La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Il Vangelo di oggi fa coincidere la Pentecoste con il soffio di Gesù. Dice: «Detto questo soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo». Per chi è avvezzo alle Sacre Scritture sa che la Pentecoste è raccontata nel Libro degli Atti degli Apostoli in ben altro modo. Lo Spirito giunge lì accompagnato da un fragore di un vento impetuoso e da lingue di fuoco. Quindi una manifestazione gagliardica, scenografica. Qui invece nel Vangelo di oggi è tutto molto sobrio. Un soffio leggero che anticipa la pace. «Pace a voi», dice Gesù. Queste sono le prime parole del risorto. Però, tra l'evento degli Atti degli Apostoli e il Vangelo c'è un parallelo, una costante, e riguarda i discepoli. In entrambi i brani li troviamo barricati in casa, in lockdown, usando parole ormai ben note. Il Vangelo esplicita la causa per paura dei giudei. Gli Atti degli Apostoli la omette, ma è ovviamente implicita. I discepoli non escono di casa perché hanno paura di essere ammazzati come il loro maestro. La paura l'ingabbia. E come i discepoli succede così anche a noi. C'è sempre qualcosa che ci blocca, che ci rinchiude. E sono le paure. Se hai paura di cadere, preferisci non muoverti. Se hai paura di fallire, di essere di nuovo tradito, allora non fai più niente. Se hai paura di sbagliare, non vai avanti. Tutte queste paure ci bloccano. Ecco, lo Spirito arriva fragoroso negli Atti degli Apostoli e rasserenante nel Vangelo, sugli stessi apostoli bloccati nel cenacolo. Ma cosa accade? Accade che dal cenacolo esco. Cioè, lo Spirito può avere manifestazioni diverse, ma in ogni caso il segno del suo passaggio è questa condizione nuova, da impauriti a coraggiosi. Cioè, lo Spirito Santo fa fuggire le nostre paure. C'è un bel proverbio che dice: «La paura bussa alla porta, la fede va e non trova nessuno». Ecco, lo Spirito Santo è proprio la fede. E allora oggi è il giorno di Pentecoste, arriva lo Spirito Santo così come quel giorno. È lo spirito della gioia, del coraggio che ci invita a uscire dalle nostre paure, dai nostri blocchi, dalle nostre ansie, dalle nostre ossessioni. Non ci capiti come quel racconto dell'aquila che resta prigioniera di un lazzo e tenta disperatamente di volare e non riesce. Poi, giorno dopo giorno, si arrende e non si accorge più che quel lazzo si era ormai lacerato e non la teneva più prigioniera. Lo Spirito ci libera. Usciamo dalle nostre paure. Usciamo con coraggio e riprendiamo fiducia anche nella vita e nel futuro. Certo, la paura della guerra, dei disastri ambientali, come stiamo vedendo, sono ormai diventate le nostre spade di Damocle. Ma oggi è Pentecoste e quindi vieni Spirito Santo, dona pace e coraggio ai nostri cuori.